Ciao e bentornati. Complici le ultime giornate di bel tempo e finalmente di caldo, siamo arrivati a toccare anche i 25 gradi, si passa da un eccesso all'altro, la maggior parte delle chiocciole finalmente cominciano a svegliarsi, si sono svegliate dal letargo e adesso ovviamente cominceranno tutta la loro attività, tra virgolette, stagionale. Ovviamente complice il fatto che hanno passato diversi mesi il letargo sottoterra, la prima cosa che tenderanno a fare è quella di nutrirsi per bene, cominciare a mangiare molto e quindi ad assumere quante più calorie possibili per aumentare la loro massa grassa. Ovviamente, riallacciandomi al video precedente, come spesso succede, non tutte le stagioni sono uguali. In questo caso, nei recinti sto vedendo che la bietola fatica a crescere. Bietola, come detto, seminata lo scorso anno, per cui essendo un ortaggio biennale sta cominciando a riuscire fuori anche quest'anno per far sì che le chiocciole venute fuori quest'anno possano nutrirsene. Ovviamente la bietola rispetto alle chiocciole è fortemente in ritardo, per cui ancora non è venuta fuori come si deve, comincia a venire fuori solo adesso. Per cui oggi andrò ad apportare ulteriori alimenti dall'esterno, sempre alimentazione vegetale e naturale, per incrementare il sostentamento agli animali che adesso cominciano a essere, come detto, già tutti praticamente svegli. E complici le frescure mattutine comunque e le forti rugiate del periodo, già molte cominciano addirittura ad accoppiarsi. Questa è una coppia trovata proprio al di sotto della rete di uno dei box e adesso l'andrò a reinserire all'interno delicatamente. Io ovviamente, prima di proseguire con il video, come al solito vi invito a mettere un like, soprattutto almeno aiutate a crescere il canale e a far vedere i nostri video a quante più persone possibili, ad iscrivervi ovviamente ed attivare la campanella di notifiche. È tutto gratuito, per cui approfittate. Come potete vedere alle mie spalle, una bellissima scenografia con sfondo tutto giallo. Quella che vedete è una piantagione incolta di colza. La colza è particolarmente apprezzata dalle chiocciole, ovviamente mangiano tutta la parte fogliacea e lasciano poi da parte il gambo. Poiché contemporanea alla fuoriuscita delle chiocciole dal letargo, è un ottimo alimento supplementare in questo periodo. Ovviamente va tagliata e poi va inserita dall'esterno nei box. Per cui adesso andrò a tagliare una buona parte di questa colza, come detto, in un campo incolto, per poi prenderla ed inserirla all'interno dei box. Eccoci con la nostra colza, ovviamente è solo una parte. In più, come potete vedere, ci sono altri due fusti, in questo caso di carote. Sono scarti di carote gentilmente offerti da un amico coltivatore che puntualmente ogni stagione mi dà la possibilità di poter avere questo splendido ortaggio supplementare per le chiocciole. La colza, ovviamente, per chi ne ha o ne potesse avere la possibilità, può essere ulteriormente seminata in un campo a parte per poi usufruirne ogni stagione come elemento supplementare per la chiocciola. In questo caso, per quanto riguarda questo alimento, ovviamente non ne andrò ad inserire un quantitativo eccessivo, perché ovviamente le chiocciole devono avere il tempo di poterne consumare, altrimenti grossi eccessi potrebbero tendere a marcire e a rimanere quindi sul terreno più a lungo, creare muffe e batteri, e non va bene. Per quanto riguarda invece le carote, che sono un ortaggio un po' più coriaceo, quindi più duro, possono tra virgolette rimanere più a lungo sul terreno e hanno tutto il tempo poi di essere consumate dall'animale.
andrò quindi ad inserire questo quantitativo di alimenti nei 5 box in cui le chiocciole si sono risvegliate dal letargo. Per quanto riguarda in questo caso le carote, come quantitativo, cioè giriamo intorno ai 120-150 kg, abbiamo questi due fusti per cominciare. Andrò poi successivamente a realizzare ulteriori video per quanto riguarda l'alimentazione supplementare e vedere anche che cosa possiamo seminare a parte per integrare come ortaggi. Quindi semineremo in un altro campo, quindi in un altro tra virgolette orto, ulteriori alimenti per vedere quali sono poi i migliori, in che quantità inserirli, in che periodo e in che modalità. Inserita la colza così semplicemente, passiamo adesso ad inserire ovviamente anche la parte di carote. La distribuirò lungo tutti i box e poi concluderemo questo video. Terminato con la colza, adesso passeremo alla distribuzione delle carote all'interno dei box. Quindi semplicemente prendendone una piccola porzione la possiamo spargere così, semplicemente all'interno. Per quanto riguarda la vegetazione supplementare da inserire all'interno dei box, per questo momento mi fermo qui. Questo è solo un esempio per quel che concerne il nostro, la nostra metodologia di allevamento e quel che concerne i box in cui sono presenti le chiocciole appena uscite dal letargo. Voglio approfondire questa tematica dell'alimentazione supplementare poi in futuro, probabilmente nel periodo d'agosto, in cui andiamo ad inserire quantitativi maggiori. Per quanto riguarda l'alimentazione da porre all'interno, ovviamente non è che possiamo buttarci di tutto, ma questo, come detto, lo vedremo in un altro video. Ora mi fermo qui per non dilungarmi troppo e terminare ovviamente il video. Ci tenevo un attimo a farvi vedere una cosa prima di salutarvi. Questi sono i box ovviamente seminati, come abbiamo visto in un precedente video, in questa stagione. Queste tra virgolette macchioline verdi sono tutte le piccole piantine di bietola che piano piano cominciano a spuntare fuori. Ovviamente è presto, raggiungeranno l'altezza di circa una ventina di centimetri, altezza ideale per accogliere le chiocciole più o meno, circa all'inizio di giugno, per cui in questi box è presto. Monitoriamo la situazione per quanto riguarda la crescita della bietola, ma credo che stia venendo bene. Per quest'oggi mi fermo qui, spero che sia stato il video interessante. Se hai dubbi o domande, mi raccomando, scrivilo nei commenti, non manco mai di rispondere. Contattatemi come volete, email, telefono, non c'è mai nessun problema per qualsiasi chiarimento. Ripeto, per la vegetazione supplementare è stato solo uno dei primi video. Lo ripeto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche per nuovi video. Ci vediamo prossimamente. Ciao!